Bentornati al nuovo appuntamento di SOS Aghezzo TV con un perplesso Giuseppe Marconi che non segui l'onda del web tu, eh? Assolutamente no. Ancora sono rimasto alla penna e alla carta. Penna e la carta. Quindi tu quando scrivi qualcosa col foglio, la penna. Sì, può anche per appunti. Perché se no me ne ricordo neanche. Quindi anche i conti li fai sempre a mano. No, cioè la calcolatrice. Diciamo che la virtù ancora di farli con la testa. Ah, quindi senza neanche scriverli. Però. No. Tu ride così. No, ma ci credo, eh. Perché a scuola ci insegnavano noi a usare la testa, capito? Voi invece con le calcolatrici facevate la svelta. Invece no, noi dovevamo ingegnarci per arrivare al risultato. Quindi da questo si deduce che la scuola era meglio prima. Sicuramente sì. Sì, sicuramente sì. Sì, sicuramente sì. Allora, utilizziamo più il cervello, voi utilizzate più le macchine. Ma voi, questo voi generico. Voi nel senso, se ti metto fra giovani anche te. Grazie, ringrazio. Quindi, anche se ho voi utilizzate più le macchine, quindi di conseguenza il cervello lo atrofizzate e lo usate molto poco. Invece noi eravamo abituati a usarlo molto per poter arrivare al risultato. Così si diventa commercialisti. Può darsi. Senti. A proposito di web, girata di bacheca in bacheca una foto, siamo all'ospedale San Donato, forse ve ne siete accorti, siamo rimasti in zona, perché vedi questa entrata che non è l'entrata principale, questo è ovvio, siamo vicino al CUP, sopra il CUP, sì. Quindi probabilmente si entra o si esce, non lo sappiamo, comunque non mi pare che sia delle condizioni diciamo accettabili di questa rampa, no? Tu volevi minimizzare un po', però insomma qui è tutto saltato. Beh, le problematiche dell'ospedale sicuramente anche questa ha una piccola attenzione da fare, è saltato questa gomma che è sopra il cemento, sicuramente il ghiaccio l'ha fatta saltare perché quindi si è spaccato. Comunque le problematiche dell'ospedale sono ben altre. Dai, quali sono? Ben altri, deve dare dei servizi, deve dare gli appuntamenti veloci, deve dare tutto quello che è necessario a un malato e a uno che ha bisogno di questa struttura di avere le risposte migliori possibili. Questo logicamente è un piccolo disagio che nell'ambito della manutenzione sicuramente andrà fatto dell'ospedale, però insomma sì, c'è, la problematica c'è. Questo è evidente. Vedi però, anche scusami, le facciate che a casa tua succede, anche a casa tua? Non mi dire che a casa tua non succede, sì, le facce. Perché non hai i soldi della sanità, scusa. Cosa vuol dire? Non hai i soldi della sanità, ma non hai anche le case della sanità. Cosa? Non hai neanche la casa della sanità. Hai un appartamento, una casettina, certo. Normale. Beh, però se succede qualcosa, intervieni. Il padre di famiglia interviene. Ma qui si interviene. Quindi per cambiare quelle mattonelle? Campacavallo. Bandi. Commissioni. Sì. Appalti. Quando siamo arrivati in fondo si è speso un sacco di soldi per quelle mattonelle che non costano niente. E ancora si sono messe. Quindi, purtroppo è così la pubblica amministrazione. È come questa. Per togliere questa a casa tua, un giorno dicevo basta, vado in un negozio che vende queste qui, le tolgo e le metto a me. Prendo un po' di gommilabro e chiuso, festa finita. Qui invece c'è un iter da seguire. Perché lo Stato, come sai, non si fida dei propri amministratori. Quindi ce li mette, li paga, ma non si fida. Oddio. Molte volte la ci sono veduta, sì. Ma nonostante tutto quello che fa per evitare che lo gabbino, questo non succede perché lo gabbano lo stesso. Lo stesso, perché poi vedi quello che succede. No? Ecco, quindi spenderebbe molto meno. Comunque, a far sì che gli amministratori siano contenti di quello che hanno e quindi di conseguenza che abbiano più mano libera per fare queste piccole cose ed evitare quella burocrazia che c'è attualmente che gli impone di dover fare certi iter che poi ci vogliono anni per sistemare questo qui. Sì, e comunque sarà anche una. Cioè, sono d'accordo con te che rispetto ai grossi problemi, gli appuntamenti, insomma, il personale che scarseggia, magari ci sono i macchinari ma non c'è le persone, i medici o chi li deve utilizzare. Però insomma, qui penso ci passeranno anche degli anziani, non lo so, rischia anche che qualcuno ci cada qui. Qua da lì, quel punto lì. Nella porta è tutto segnalamente vietato aprire questa porta. Ah, sì. Allora, nella porta qui ci dicono che nella porta dice che non si deve entrare. Non viene mai usata. È un'uscita di sicurezza, sì. Però insomma. Non viene mai usata se non in caso ogni di. Ogni tanto qualcuno ci passa, però non mi sembra che sia una cosa abbastanza, diciamo, proprio normale, benché appunto non sia particolarmente usata, però ecco, un po' di manutenzione in generale, perché anche in Valdarno, anche alla Gruccia c'erano altre situazioni, insomma, che avevano messo le foto.
Bene, dall'ospedale San Donato è tutto. Caval Donato. A lui la linea. A lui la linea. Ciao. Ciao.